Buongiorno, benvenuti a quella che è la 22esima lezione della serie Io sto a casa e mi occupo della mia salute facendo della ginnastica come sana igiene di vita. Ritorna l'appuntamento del sabato mattina con il corso di allungamento muscolo-tendineo, quindi saluto gli amici e gli allievi della palestra L'Arte della Ginnastica di Quinto Basso. Saluto anche quindi il circolo ACLI, gli incontri dove è sede la palestra L'Arte della Ginnastica e saluto anche tutti gli amici di Facebook che ci stanno seguendo. La lezione di oggi è dedicata interamente all'allungamento muscolo-tendineo. Naturalmente ho selezionato una serie di esercizi che possono essere fatti quasi da tutti. Naturalmente non ci devono essere problemi particolari e quindi faremo una prima parte di riscaldamento per le braccia e per le spalle, e poi cominceremo a fare tutti gli allungamenti per le braccia e per le spalle. Poi piano piano vi guiderò. Avete bisogno quindi di un tappetino e di una fune e di cuscini per chi ha bisogno di cuscini, magari per problemi al ginocchio o per quando si faranno gli esercizi da distesi, per utilizzare sotto il capo. Bene, quindi cominciamo questa lezione facendo un po' di riscaldamento. Salutiamo Mariolina e stamani ci fa compagnia anche Maya, ogni tanto ci verrà a fare un salutino e possiamo cominciare con un po' di camminata sul posto. Mentre si fa la camminata sul posto, ci dobbiamo ricordare di controllare la postura, quindi tenere gli addominali, aprire bene le spalle e il respiro. E cominciamo, mentre si fa questa camminata, a fare dei semplici movimenti delle braccia, quindi in avanti, in fuori e in alto. Quindi facciamo avanti, in fuori, cominciamo a fare un po' di riscaldamento in maniera leggera. Quindi avanti, in fuori, in alto, avanti, in fuori. Ricordiamoci di respirare e di controllare la postura e rilassiamo le braccia, continuando questa camminata sul posto. Respiro, respiriamo profondamente. Continuiamo con l'attivazione delle braccia a destra questa volta, facciamo in alto. Potete fare anche questo lavoro senza la camminata sul posto, indietro, in fuori con il palmo delle mani su e ritorno. Quindi in alto, palmo delle mani dentro, indietro, palmo delle mani dietro, in fuori, palmo delle mani su e ritorno. Quindi alto, palmo delle mani dentro, dietro, in fuori, palmo delle mani su e ritorno. Un bel soffio qui, un bel soffio fuori. E ritorno, quindi 1, alto, 2, 3 e rilassiamo. Facciamo delle oscillazioni, piccoli piegamenti sulle gambe, mantenendo sempre il controllo sulla schiena e sulla postura. Bene, ora possiamo stare con i piedi leggermente più aperti, l'addome ben retratto, facciamo un po' di lavoro di schema corporeo delle spalle, spalle in alto, spalle in basso, braccia avanti. In alto, in basso, fuori, in alto, in basso, in alto, in basso e giù. Movimenti lenti, alto, basso, braccia avanti, alto, basso, braccia fuori, alto, basso, braccia in alto, alto, basso. Facciamo ancora una volta. 1, 2, braccia avanti, 3, 4, braccia fuori, 5, 7. Braccia in alto e rilassiamo ancora le braccia. Rilassiamo.
continuiamo con questo riscaldamento per le braccia e per le spalle. E ora facciamo, appoggiamo le mani, una mano spinge l'altra, si parte dall'altezza del torace, si estendono le braccia e si aprono. Qui potete anche sollevare i talloni, facendo attenzione a non perdere l'equilibrio e ritorno. Potete anche non sollevare i talloni. Si fa un bel soffio quando si estendono le braccia. 3. Attenzione a non perdere l'equilibrio come ha fatto Mariolina. 5. 6. 7. L'addome ben retratto. 8. 9. 10. Rilassiamo le braccia. In questa posizione, importante. Una mano spinge l'altra, mentre si spinge si portano le braccia in alto, in alto, in alto. Qui attenzione a non andare dietro con la schiena e si apre. Anche qui possiamo andare su con i talloni. 2, un bel soffio su. 3, l'addome ben retratto. 4, una mano spinge l'altra e piano piano andiamo su. 5, un bel soffio. 6. 7, 9 e 10 e rimaniamo con la camminata sul posto e a fare rilassare un po' le braccia e le spalle. Bene, ancora. Piedi vicini, leggermente divaricati, addome retratto. Partiamo con le braccia tese. Palme le mani su, facciamo incrocio sui talloni, incrocio, ecco anche qui, quando le braccia sono tese si fa un bel soffio quando siamo su senza andare dietro con la schiena e ora il contrario, 1, 2, salute, e 3, e 4, e 5 e rilassiamo le braccia ancora. Stiamo bene, attivando bene le braccia e le spalle. Continuiamo ancora con qualche altro esercizio. Quindi piedi, la postura, le braccia in avanti e facciamo ora degli slanci singoli. Quindi braccia tese, fuori braccio destro. Fuori il braccio sinistro, alto il braccio destro, alto il braccio sinistro, dietro il braccio destro, dietro il braccio sinistro. Quindi fuori, palme le mani su, 1 e 2, alto, 3 e 4, dietro, 5 e 6, rilassiamo. Facciamo ancora. Delle circonduzioni delle braccia, questa volta senza l'incrocio. Qua possiamo si può stare fermi, se preferite potete aggiungere una camminata sul posto e lento ed ampio il movimento di circonduzione delle braccia. 2. Si fa un bel soffio quando le braccia sono su, 3, 4 e 5. Cambiamo direzione. 1, 2, 3, 4 e 5, rilassiamo. Ci siamo quasi e poi inizieremo a fare tutti gli allungamenti per le braccia e per le spalle. L'altro esercizio che andiamo a fare è braccia fuori, palmo delle mani su, addome ritratto, ricordatevi tutto il controllo sulla postura prima di tutto. Quindi facciamo scapola opposta 1. Scapola opposta, 2, spalla opposta, 3, spalla opposta, 4. Quindi scapola opposta, 1, scapola opposta, 2, spalla opposta, 3, spalla opposta, 4. Rilassiamo le braccia e ci siamo, ne manca uno. Dato che vi propongo, quindi l'addome ben retratto, le braccia tese, quindi piedi
Tenere gli addominali, blocchiamo il busto. Un piccolo molleggio a braccia tese, uno e due. Un piccolo molleggio a braccia flesse, gomito, altezza spalle, tre e quattro. Facciamo solo questo. Palme le mani su. Uno, due. Palme le mani giù, tre, quattro. Palme le mani su. Uno, due, tre, quattro. Benissimo. E allora abbiamo attivato bene le braccia, le spalle, ora ci dedichiamo all'allungamento muscolare. Bene, allora partiamo incrociando le dita delle mani, facciamo girare i polsi e portiamo le braccia tese in avanti. Allora, qui l'attenzione, prima di tutto sulla postura, dobbiamo raggiungere lentamente l'allungamento, mantenerlo. Accompagnando una respirazione lenta, lunga, profonda e lentamente dobbiamo uscire dall'allungamento. Non dobbiamo mai esagerare, va bene? Quindi si esce lentamente. Quindi queste regole valgono per tutti gli allungamenti che andiamo a fare. Quindi raggiungere l'allungamento in maniera lenta, mantenerlo abbinando la respirazione. Uscire lentamente, non forzare, non arrivare al dolore. Bene? Questo è il primo. Secondo, andiamo a avvicinare dietro il gomito. La posizione è questa. Se non arrivate al gomito, possiamo avvicinare l'avambraccio, però dobbiamo cercare di spingere in dentro i gomiti. Bene? E qui le solite attenzioni. Addome ben retratto, spalle larghe, collo lungo. Respiro profondo. Prendo l'aria, butto l'aria. Spalle larghe, collo lungo. Ci siamo quasi. E usciamo lento, usciamo lentamente. E rilassiamo le braccia. Ora la mano sinistra la portiamo sulla spalla destra. Questa mano non fa nulla, è solo in appoggio. Con la mano destra o con il dorso della mano o l'avambraccio, come vi trovate bene, dovete spingere bene il gomito sinistro verso destra, senza ruotare il busto, mi raccomando, dovete sentire stirare questa parte della spalla. Bene? Quindi la spalla bassa, l'addome ben retratto, il collo lungo, il respiro. Non ruotare il busto per precisare bene il movimento. Non esagerate, non ci deve essere dolore alla spalla. Addome ben retratto, il respiro. Respiro lento, lungo, profondo. Ci siamo, usciamo lentamente. Non fate gli esercizi a scatto, accompagniamo, quindi mano destra sulla spalla sinistra, la mano, dosso della mano, l'avambraccio, come vi trovate meglio. Ora spingiamo il gomito sinistro verso, il gomito destro verso sinistra, non ruotare il busto. Spalla sta bassa, l'addome retratto, stringere tutto, addominali, glutei, respiro profondo. E usciamo lentamente e rilassiamo le braccia. Rilassiamo le braccia. Bene. Allora, ritorniamo indietro. Quindi ora con la mano destra prendiamo il polso sinistro. Prima di tutto la postura. E allontaniamo la spalla, il braccio sinistro indietro. L'attenzione, non venire avanti con il busto neanche indietro. Tenete gli addominali, non esagerate, tenete ben retratto l'addome, collo lungo. 5. Respiro profondo. E lasciamo lentamente.
Cambiamo quindi con la mano sinistra il polso destro, la postura prima di tutto, quindi allontaniamo più indietro possibile la spalla destra, il braccio destro, la mano è ben aperta, l'addome è retratto, il collo è lungo, il respiro, non venite avanti con il busto. Non esagerate, respiro profondo, usciamo lentamente e rilassiamo le braccia. Bene, ora ritorniamo a incrociare le dita della mano. Giriamo i polsi e stendiamo le braccia. E qui attenzione, alla postura, collo lungo. Se fa male la spalla, vi fermate prima, non andate troppo in alto. Gli errori da non commettere, non andate indietro con la schiena, non lasciate gli addominali, meglio stare con le braccia più in basso, se la tendenza fosse questa, va bene? Quindi le braccia spingono in basso e allo stesso tempo incolliamo le scapole dietro. Spingiamo anche indietro, collo lungo, addome retratto. Attenzione a non esagerare, il respiro profondo. E usciamo lentamente, usciamo lentamente. Rimanendo in questa posizione dall'alto, ora attenzione, quindi braccio sinistro lo portiamo in fuori e va la mano tra le scapole. Bene? Questa posizione qui. Da fuori. Portiamo la mano sul gomito e spingiamo dietro. Quindi la posizione è quella di sentire stirare questa parte, va bene. Non, anche qui la spalla non deve fare mai. Non vi chiudete con la cervicale, addome retratto, il respiro. Gli addominali devono servire proprio per bloccare il busto, la schiena. Devono stabilizzare con l'addome retratto tutto il busto, insieme al lavoro, di tutti gli altri muscoli, gambe, cosce, glutei. Respiro e usciamo lentamente. Quindi braccio fuori destro, la mano va tra le scapole. Se non riuscite da dietro, potete spingere anche davanti, va bene? Addome ben retratto, collo lungo, respiro. 8. Benissimo, usciamo e rilassiamo bene queste braccia. Ora ci serve la fune o la cintura. Va bene? Potete prendere, vi do tempo per prendere la fune e la cintura. Allora, la lasciamo lunga. Dobbiamo, come riferimento, prendere la misura delle spalle. Bene? Poi, naturalmente, questa misura varierà in base a la scioltezza delle spalle di ciascuno. Quindi, però, l'esercizio che dobbiamo cercare di fare è questo. Da questa posizione qui dobbiamo cercare di estendere le braccia, staccare la fune dalle scapole, si va addosso. Questa posizione è dosso, va bene? Le braccia stanno tese, tenere gli addominali, mento retratto, collo lungo. Dovete sentire le scapole ben incollate, ben aperto davanti, bene i pettorali. Stringere gli addominali e i glutei. Se sentite tirare troppo, allontanate le mani. Se sentite tirare poco, li avvicinate. Ma le braccia devono essere tese. E la spalla non deve far male. E usciamo lentamente in questa posizione.
Ritorniamo in posizione di partenza. Lavoro simile, però questa volta da qui cerchiamo di andare in alto. Allora, in questa posizione qui la fune è bene in tensione, quindi tirate in fuori la fune, deve essere ben tesa e non rilassata. Le braccia devono essere ben tese, l'addome retratto, il collo lungo. Non si va indietro con la schiena. Accompagnatela con il respiro. Quattro. Bene, ok. Facciamo ancora due con la fune. Bene? Allora, questa partiamo con la fune bassa. Larghezza delle spalle più o meno. La partenza è con il palmo e le mani rivolto indietro. Va bene? I piedi stanno più larghi. Distribuite bene, l'equilibrio. L'addome ben retratto. Ora, da questa posizione qui dobbiamo cercare di ruotare bene, braccia. Quindi ci troviamo con il palmo e le mani rivolto in avanti. Mantenere il palmo e le mani rivolti in avanti e da la fune in tensione, anche qui ci troviamo l'esercizio che abbiamo fatto precedentemente con un braccio per volta. Questa volta facciamo in maniera simmetrico. Sentite bene le scapole bene incollate, le spalle larghe, il mento retratto, il collo lungo, il respiro, l'addome retratto. E usciamo lentamente. Allora, l'ultimo che vi propongo con la fune è questo. Dobbiamo mettere la fune sulla spalla destra. Però attenzione, la fune servirà solamente a quelle persone che hanno rigidità alle spalle e non riescono ad avvicinare le mani. Allora, se non riuscite ad avvicinare le mani, allora aiutatevi con la fune ad avvicinare i due capi, quindi le due mani, va bene? Però attenzione, in questa posizione la spalla non deve far male, eh? Se fa male la spalla, questo non lo dovete fare, va bene? Non dovete lasciare la postura, eh? Quindi la posizione è questa, oppure questa se vi aiutate con la fune. Lasciamo lentamente la fune sull'altra spalla per chi ha difficoltà ad arrivare alle mani, perché se ha difficoltà ad arrivare alle mani vuol dire che c'è una rigidità di spalla, quindi attenzione, non dovete esagerare e forzare. L'addome ben retratto, il respiro. E lasciamo lentamente. Bene, io dico che per quanto riguarda il lavoro braccia e spalle, per oggi può bastare. Ora facciamo un po' di rilassamento con le braccia, con le spalle, senza perdere il controllo e la postura però, eh? Rilassate, facciamo rilassare un pochino le braccia. Va bene, intanto cominciamo a fare attivare anche le anche, quindi piano piano portiamo il ginocchio sempre più in alto. Facciamo rilassare le braccia ancora facendo delle oscillazioni destra e sinistra. Le braccia e le spalle ora sono rilassate, senza perdere il controllo della postura. Bene, allora ora cominciamo a lavorare sulle gambe, cominciamo dalle anche, tenere gli addominali, quindi cominciamo a fare questo lavoro sul ginocchio destro, sul ginocchio sinistro, fuori ginocchio destro, fuori ginocchio sinistro, sul ginocchio destro, sul ginocchio sinistro, fuori ginocchio destro, fuori ginocchio sinistro. E uno,
e 2 e fuori e 3 e 4. Qui attenzione a non perdere l'equilibrio, a non perdere il controllo della postura. Quando si va in fuori il busto rimane fermo. Quindi alto 1, alto 2, fuori. Dovete evitare questo lavoro qui, mi raccomando, questo non va bene. Il lavoro deve andare solo sull'anca. Quindi alto 1, alto 2, fuori 3, fuori 4. Bene, rilassiamo un pochino. Ora, esercizio simile, però facciamo solo anche a destra. Quindi facciamo, attenzione, puntate il peso sulla gamba sinistra, tenete gli addominali, indaciamo 1 e 2, quindi alto fuori e il contrario. Naturalmente più è sciolta l'anca, più riuscirete ad andare in alto con il ginocchio. Se l'anca è rigida, la tendenza è quella di ruotare il busto, dovete evitare, meglio fare il movimento più piccolo piuttosto che andare a compensare ruotando il busto, va bene? Cambiamo. Forza sulla gamba destra, tenere gli addominali, alto fuori e il contrario. Alto fuori e il contrario. Alto fuori e il contrario. Addome retratto, il respiro, la postura, sempre continuamente. Prima si controlla quello. Bene. Con gamba tesa. Allora facciamo. Gamba fuori, protesa fuori, sollevata, fuori e in avanti. E andiamo a sinistra. Fuori e in avanti. Quindi fuori e in avanti. L'addome ben retratto. Fuori e in avanti. Non perdete il controllo sulla postura. Fuori e in avanti. Fuori e in avanti. Se avete difficoltà potete appoggiare fuori e in avanti, fuori e in avanti. Più facilità, fuori e in avanti, gamba protesa fuori, gamba protesa avanti. Oppure slancio la gamba fuori e in avanti, slancio la gamba fuori e in avanti e rilassiamo. E qui dovete fare, attenzione ancora all'equilibrio, solo la gamba destra, ora facciamo avanti, fuori, dietro, mi raccomando dietro, ma non dovete incrociare, perché se si incrocia si ruota il busto, quindi la posizione del busto deve essere sempre frontale, quindi avanti, fuori, dietro, dietro, fuori, avanti, avanti, fuori, dietro, dietro, fuori, avanti. Avanti, fuori, dietro, dietro, fuori, avanti. E naturalmente anche qui, più sciolte sono le anche, più la gamba andrà in alto. Concentrate sull'equilibrio sulla gamba destra, tenete gli addominali. Avanti, fuori, dietro, dietro, fuori, avanti. Avanti, fuori, dietro, dietro, fuori, avanti. Benissimo, allora ora attenzione, facciamo dei piccoli piegamenti, cosce ben contratte qui e ritorno. La posizione della schiena è questa, Ci dobbiamo mettere quasi a sedere, mantenere il tratto lombare insellato, non dovete fare la gobba. Due, un bel soffio qui, tre. Se avete problemi al ginocchio dovete accennare questo, se non ci sono problemi al ginocchio potete andare anche un pochino più giù, qua. Cinque. 6, 7, senza sollevare i talloni, 8, 9, 10, divarichiamo, una bella divaricata, le punte leggermente in fuori, punta il piede, tenere gli addominali, la schiena dritta, lentamente scendiamo giù, la schiena rimane dritta, lentamente torniamo su, un bel soffio quando siamo qui, 2, non lasciate gli addominali, 3, via, 4, mi raccomando, la discesa lenta, con i muscoli delle cosce ben contratte, non arrivate con le gambe rilassate. Bene, se riusciamo, possiamo aprire ancora un pochino.
vicino, le braccia lasciamole fuori, il busto sta fermo, si piega la gamba destra, la gamba sinistra rimane ben tesa e poi cambiamo. I piedi bene appoggiati a terra, tutte e due. Gamba destra piegata, ginocchio sinistro dritto, da una parte e da là. Anche qui non deve far male il ginocchio, mi raccomando. Benissimo. Allora, ora partiamo con i piedi vicini. La posizione che vi propongo ora è il lavoro sull'inclinazione del busto. Partiamo con le mani e facciamo scivolare le mani sullo ginocchio e dobbiamo scaricare il lavoro sulle gambe. Il dorso deve essere dritto, tratto lombare insellato, il dorso dritto. Va bene, questa posizione, non dovete fare la gobba, lo sguardo in avanti, dovete scaricare il lavoro sulle gambe. A questo punto, senza modificare la posizione della schiena, provate ad estendere le gambe. Tira dietro le gambe. L'errore che non dovete commettere è di andare giù con il dorso, va bene? Non dovete fare la gobba, se siete sciolti dovete andare giù dalle anche. Sentite stirare i muscoli posteriori delle gambe, va bene? Solo quella, dorso dritto, sguardo in avanti, qui è insellato. Non perdete questa curva, è importante per non scaricare il lavoro sulla schiena. Quindi pieghiamo le gambe, ritorniamo su. Divarichiamo. Stesso lavoro, a gambe divaricate, più facile. Quindi prima il lavoro e scaricare il lavoro sulle gambe, il dorso dritto, la schiena inclinata e ora non si modifica la schiena, rimane così. Mi preoccupo solo di estendere le gambe, tirano dietro anche un pochino gli adduttori, però anche qui vale la stessa regola. Non faccio la gobba, se sono sciolto vado giù dalle anche, da qui, non questo, mi raccomando, mai fare le flessioni del busto in avanti, se avete a cuore la salute della vostra schiena. Si piegano le gambe e su. Bene, allora ora, questo esercizio qui è un pochino più impegnativo per le persone che hanno difficoltà o rigidità delle anche, va bene? Allora, se avete difficoltà per quanto riguarda le anche, va bene, o il ginocchio, allora rimanete in questa posizione qui, la posizione precedente. Altrimenti, se avete bene le anche sciolte, non avete problema al ginocchio, possiamo fare la posizione di accovacciato. Bene? I talloni sono appoggiati, il dorso è dritto, andare bene. Qui naturalmente più le anche sono sciolte, più è comoda la posizione. Bacino non esagerate, si va benissimo. Se avete difficoltà rimanete anche in appoggio sui gomiti, così più alti. Puntellate i gomiti sullo ginocchio, va bene? Venite su lentamente, venite su lentamente. Benissimo, ora rimanendo su questo studio delle inclinazioni e di stimolare anche i muscoli posteriori e le gambe nelle diverse posizioni, partiamo con il piede sinistro davanti, dritto. Il piede destro dietro, però attenzione qui, eh? I piedi devono rimanere dritti, il destro è più indietro rispetto a quello
davanti, pieghiamo la gamba davanti, appoggiate le mani sul ginocchio sinistro, il tallone dietro rimane appoggiato, la posizione della schiena è la solita, va bene? Potete, se riuscite a mantenere il tallone appoggiato, allontanare il tallone dietro, mantenere il dorso dritto. E allora, anche qui attenzione, non si modifica la posizione del busto, ma si estende la gamba sinistra. Quindi ora sentirete stirare maggiormente dietro la gamba sinistra, bene? Se siete particolarmente sciolti, andate giù dalle anche. Potete continuare ad appoggiare le mani sulla coscia o dietro la schiena, se vi trovate bene. Trovate l'equilibrio, non esagerate. Vieni mai. Bene, usciamo sempre lentamente. Troviamo l'equilibrio. Sull'altra quindi, destra davanti, gamba sinistra dietro, i piedi ben allineati, piego la gamba davanti, allontano il tallone dietro, prima inclino il busto estendendo bene il dorso, guardando in avanti, attenzione al piede dietro che deve essere dritto, perché se ruotate il piede dietro ruota anche il busto, va bene? E anche qui si estende la gamba destra. Ora sentite tirare di più dietro la gamba destra, se non sentite stirare andate giù dalle anche, se non riuscite a mantenere il dorso dritto state più in alto, quindi attenzione a questi suggerimenti che vi do che servono per precisare l'esercizio fisico. Benissimo, allora ora possiamo andare, tappetino, cominciamo, ci si mette, prendere cuscino in ginocchio e da questa posizione qui cerchiamo di stirarci la schiena. Provate a stirare la schiena. Allora, dovete stare bene in questa posizione, altrimenti la posizione modificata è questa, va bene? Se non state bene in quella posizione, state un pochino più alto con il busto. Quindi da questa posizione andiamo a questa posizione, quindi appoggiate la fronte, le mani stanno dietro, il palmo delle mani è su e qui se non riuscite a stare a sedere sui talloni rimanete più in alto così oppure utilizzate dei cuscini alti in modo tale di far stare bene in questa posizione, va bene? Quindi, fronte appoggiato, mani, palmo delle mani appoggiate a terra, chiusura completa della schiena. Benissimo. Anche questa posizione qui deve essere comoda, altrimenti vi rimando a questa posizione qui. Va bene? Bene, allora, ora da questa posizione andiamo a lavorare sull'anca sinistra, quindi ci si siede sul tallone sinistro e qui però non deve far male il ginocchio. Se fa male il ginocchio non chiudete molto l'angolo, non andate proprio a sedere sul tallone sinistro. La posizione delle braccia può essere braccia piegata come la posizione di Mariolina o braccia tese con il busto più alto. Qui l'importante è cercare di arrivare a sedere sul tallone sinistro. La gamba destra è ben tesa. Qui ci si può stare un po' di più. È un ottimo esercizio per lo sbloccaggio delle anche, che
che consiglio di fare quotidianamente per tutti, ma soprattutto per chi ha rigidità delle anche. Cambiamo l'appoggio a sedere sul tallone destro, lo sguardo in avanti. Il respiro continuo. I piedi sono tutti e due dritti, dorso e piede, anche quello dietro. E qui siamo sull'anca destra. Bene, ritorniamo in posizione di partenza. Dopo ci ritorniamo su questa posizione qui. Ora qui ritorniamo un pochino sulle spalle, sullo sbloccaggio delle spalle, sul dorso, però qui attenzione, per chi ha problema di spalla, questo qui non lo deve fare o vi do l'esercizio sostitutivo. Quello che ci dobbiamo preoccupare ora è allontanare le mani. Il femore rimane perpendicolare, quindi non andate né troppo dietro né troppo avanti con il bacino. Qui attenzione perché è molto intenso per le spalle, quindi non lo forzate. I piedi spingono a terra, le mani spingono a terra e cerchiamo di avvicinare il torace al tappetino. Se avete difficoltà o un problema alla spalla, allora vi consiglio di appoggiare i gomiti. Va bene? Quindi attenzione a non esagerare con la spalla, le mani spingono, i piedi spingono, il torace si avvicina al tappetino, lo sguardo in avanti, basta perché questa è un pochino più intensa e ritorniamo a stirare la schiena. Bene, ora una posizione che mi piace proporre perché generalmente ci si sta bene. La partenza è proni. Ci siamo? Allora, ora i gomiti ben appoggiati. Inizialmente la fronte è appoggiata, qui vi dovete rilassare e dovete stare bene in questa posizione qui, va bene? Sentono? Dovete stare bene in questa posizione qui, fronte appoggiata, vi rilassate un attimino. Allora, come modifichiamo questa posizione? Molto semplice. Allarghiamo i gomiti, giriamo il capo alla vostra destra e lasciando la gamba sinistra diritta, tutta appoggiata, portiamo il ginocchio destro, sempre appoggiato, più in alto possibile. Naturalmente, più l'anca sarà sciolta, più in alto riuscirete a portare il ginocchio che rimane appoggiato a terra. Si guarda dalla parte del ginocchio flesso, quindi siamo tutto a destra. Guardo a destra, ginocchio destro su. La gamba sinistra è completamente diritta. Respirate profondamente e usciamo lentamente. Cambiamo, giriamo il capo dall'altra parte. Si gira il capo dall'altra parte, si solleva il ginocchio sinistro. La gamba destra è ben tesa.
Quindi, bene in alto il ginocchio, gamba sinistra ben tesa, guardare in avanti. Ci dovete stare bene in questa posizione. Come ci state? Bene. Mantenere questa posizione qui. Però per dormire non va bene avere questa. Per dormire non è il massimo questa posizione. Bene, allora ritorniamo piano piano su in ginocchio e allora riprendiamo la partenza da questa posizione. Qui attenzione, perché chi ha rigidità di anche e problema al ginocchio avrà difficoltà a stirare il quadricipite della coscia da questa posizione. Vi darò l'esercizio sostitutivo. Se non riuscite a fare questa posizione, cioè da questa posizione, no? Prendere la caviglia e avvicinare il ginocchio al torace e si stira la coscia. Allora, se non riuscite a fare questo, allora più facile vi mettete sul fianco e prendendo la caviglia portate dietro il ginocchio, va bene? Questa è la posizione facilitata, il ginocchio giù ben alto, allontano più indietro possibile il ginocchio, lo stiramento è del quadricipite, della coscia, le due posizioni, Mariolina, la posizione più impegnativa. Sto facendo la posizione facilitata per stirare il quadricipite. Usciamo lentamente e quindi cambiare. Allora, posizione di partenza questa, sedere sul tallone e prendere la caviglia. Qui cerchiamo di avvicinare il tallone al gluteo. Se non riuscite da questa posizione, la posizione facilitata, ricordo, questa, va bene? Sul fianco, appoggio il capo, sul braccio fa da cuscino, il ginocchio lo porto dietro. Si stira bene la coscia, bene? Benissimo. Allora, un altro esercizio che vi propongo è questo. Ora, anche questa attenzione è abbastanza impegnativo. Partiamo con il piede sinistro in avanti. Dobbiamo mantenere quest'angolo della tibia, quindi non andate né troppo avanti né troppo indietro. Dobbiamo fare gioco sullo ginocchio destro, quindi allontanate più indietro possibile il ginocchio destro. Il busto lo manteniamo bene in alto, dovete sentire stirare la parte alta della coscia destra, va bene? Il busto dritto, questa è la posizione. Se non siete stirare dovete fare allontanare questo, il ginocchio destro. Trovate l'equilibrio in questa posizione, palmo delle mani su, spingete il piede sinistro a terra, spingete il dorso del piede destro, tenete gli addominali, allungare bene il collo, non esagerate, se la sentite troppo impegnativa la posizione, vi fermate prima con dei bei soffi e giù piano. La posizione in linea, tibia, e andiamo ad allontanare il ginocchio sinistro, il busto sta alto, la parte alta della coscia sinistra, senza esagerare, se non sentite stirare allontanate più indietro il ginocchio sinistro. Ora le mani si uniscono in alto, il collo lungo, puntate bene il piede destro, attenzione all'appoggio del ginocchio sinistro, tenete gli addominali, allungate il collo, busto bello dritto, tenere gli addominali, un bel soffio, non esagerate.
giù usciamo. Bene, ora si sta, allora qui a sedere sui talloni. Se non riuscite a stare a sedere sui talloni perché avete problemi al ginocchio, vi consiglio di stare in questa posizione oppure di mettere i cuscini sotto, sopra i talloni, così chiudete meno sul ginocchio, vi farà stare bene in questa posizione qui. E allora, addome ben retratto, le spalle larghe, ne approfittiamo. Qui il lavoro è sulle caviglie, più rigide sono le caviglie, più sentite dolore, i talloni devono essere più vicini possibile. Ne approfittiamo, mantenere questa posizione lavorando per la cervicale, quindi mento avanti alto, mento che si retrae, il collo si allunga dietro, prendo l'aria, butto l'aria, prendo l'aria, butto l'aria, prendo l'aria, butto l'aria. Appoggiate le mani, cambiate la posizione dei piedi. Ora le dita sono in massima flessione. Qui attenzione, perché se l'alluce è rigido potrebbe essere una posizione dolorosa, quindi non esagerate, va bene? Siamo con l'appoggio sull'avampiede e i talloni uniti. E allora ne approfittiamo per fare l'altro movimento per la cervicale. Guardo a destra, avanti. Guardo a sinistra, avanti. Destra. Giro a destra, giro a sinistra. Qui non ruotare il busto, mi raccomando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Bene, ok. Allora, ora possiamo andare a fare la parte da distesi supini. Procuratevi i cuscini da mettere sotto la testa per tutte quelle persone che hanno rigidità di dorso, va bene? E non riescono a stare nella posizione supina mantenendo il mento giù, va bene? Dovete utilizzare un cuscino o due cuscini in modo tale che questa posizione qui diventa una posizione comoda, controllando le spalle e il mento. Portiamo le ginocchia al petto e da questa posizione qui facciamo lavorare le caviglie. Giù le caviglie, su le caviglie, giù le caviglie, su le caviglie. Il mento sta giù, lavorano le caviglie, cerchi in fuori, giro le caviglie in fuori, giro le caviglie in fuori. Giro le caviglie nell'altra direzione. E appoggiamo i piedi. Facciamo un po' di lavoro sull'equilibrio del bacino, cioè le spalle basse, quindi si fa la retroversione, quindi si gira il bacino cercando di mantenere la schiena appoggiata, tenete dentro gli addominali, si fa un bel soffio e poi si ritorna in posizione. Quindi inspiro, retroversione, quindi la schiena appoggiata, stringere tutto, gli addominali, i glutei, i muscoli del perineo, si stringe tutto e si rilassa. Quindi
inspiro, retroverto. Quindi facciamo girare bene il bacino. Quando si fa la retroversione, qui il tratto lombare non deve essere proprio spianato, non ci deve essere spazio. E lascio. Quindi retroverto, spalle basse, mento giù, l'addome, i glutei, i muscoli perineo, tutto si stringe. Bene, allora stringiamo il ginocchio sinistro. Lo avvicinate al torace. Anche questa posizione è importante e fondamentale. Anche questa ve la consiglio di farla quotidianamente per mantenere l'anca sciolta. Ricordatevi che mantenere le anche sciolte e le spalle sciolte è importantissimo ai fini di mantenere anche la salute della colonna vertebrale, in quanto nei gesti della vita quotidiana, se si hanno rigidità alle spalle e alle anche, il movimento andrà a ripercuotersi negativamente sulla schiena. Cambiamo, stringiamo il ginocchio, non ci devono essere vincoli articolari, va bene? Avvicinate il ginocchio, l'anca destra. Ah, bene. Appoggiamo tutti e due i piedi. Ora facciamo questa posizione. Avvicinate i talloni al bacino. Aprite bene le anche. Quindi i talloni rimangono appoggiati, la schiena rimane appoggiata. Si prende il primo dito, le braccia sono tese, spalla permettendo, andiamo ad appoggiare e a spingere il dorso delle mani a terra. Allora precisiamo il movimento partendo dal basso. I talloni sono uniti, le anche sono aperte, la schiena è appoggiata con la retroversione, gli addominali sono in dentro, il mento giù, spalla permettendo, le braccia spingono a terra. Attenzione alla spalla, se avete difficoltà con le spalle lasciate le braccia più in alto. Non dovete forzare, lentamente giù le braccia, lentamente chiudiamole anche, e attenzione a questo. Ora portiamo la caviglia destra sul ginocchio sinistro. Allora, questa posizione, se avete difficoltà per l'anca, va bene, potete rimanere in questa posizione, mantenere la caviglia sul ginocchio sinistro. Diversamente potete sollevare il piede sinistro, le mani stanno dietro al ginocchio destro, e qui l'impegno lo sentirete maggiormente sulla parte dell'anca destra. Il mento sta giù, tutta la fascia glutee di destra. Non esagerate, appoggiamo lentamente i piedi e giù. Quindi mezzogiorno di fuoco, portiamo la caviglia sinistra sul ginocchio destro. Quindi se avete difficoltà a portare sul ginocchio, rimanete in questa posizione, la posizione più facilitata. Caviglia appoggiata, il ginocchio in basso, altrimenti le mani dietro il ginocchio destro, e quindi ora
si sposta tutto sull'anca sinistra, la zona fascia glutea, tutta la parte sinistra. Respiro. E usciamo lentamente, rilassiamo un pochino le braccia. Ora si portano le ginocchia al petto, si aprono le anche, va bene? Questa posizione è molto importante, una posizione antalgica. Si stira la schiena e nello stesso tempo però dovete fare una doppia spinta, aprire le anche e mantenere la schiena appoggiata, il mento giù, spalle basse, collo lungo. In questa posizione ci dovete stare bene. Respiro profondo. Qui ci si può stare anche un po' di più. L'altra posizione che vi propongo ora, anche questa, non bisogna avere problemi per le anche, si portano le ginocchia al petto, si incrociano i piedi, va bene? Dall'esterno le mani prendono il dorso del piede e dobbiamo in questa posizione qui spingere i piedi in basso e il ginocchio in alto. Anche qui la schiena deve rimanere appoggiata, le spalle basse e il mento giù. Se avete difficoltà a prendere il piede, vi limitate solo a stringere le ginocchia, va bene? Quindi piedi incrociati dall'esterno, anche questa posizione deve essere comoda. Usciamo lentamente, rilassiamo un pochino e a questo punto si prende la fune. Prendiamo tutti la fune. Siamo quasi. Un bel venticello. Allora, proviamo a portare prima tutte e due i piedi su, mantenendo la schiena appoggiata. Facciamo una fune permettendo una massima divaricata. Massima divaricata. Qui dovete cercare di mantenere la schiena bene appoggiata, le anche aperte al massimo. Schiena ben appoggiata, anche aperte al massimo. Mento giù, chiudiamo. E ora la gamba sinistra su. La gamba destra può stare piegata, se avete difficoltà a mantenere tutte e due le gambe tese, ginocchio dritto. Ora si stira, si stirano i muscoli posteriori delle gambe da questa posizione, senza esagerare, le spalle basse, il mento giù, piede a martello, coscia sinistra rilassata, manteniamo un po' questa posizione.
Ogni tanto facciamo un bel soffio, retraendo gli addominali. Se riuscite aumentate un pochino. Bene, per cambiare portate su direttamente l'altro piede e portate giù la gamba sinistra, la gamba destra su, ginocchio dritto. Estendete bene anche l'altra gamba. Se avete difficoltà piegate la gamba sinistra. Palle basse, mento giù. Tiriamo al massimo. Benissimo, allora via la fune. Stringiamo ancora una volta le ginocchia al petto. Appoggiamo i piedi. E ora l'ultima parte, facciamo la ginnastica respiratoria e per finire l'om. Allora, ginnastica respiratoria tutta dal naso, quindi prendo l'aria, gonfio l'addome, butto l'aria, sgonfio l'addome, respiro lento, profondo, tutto dal naso. Ah, ecco tutti sdraiati per ginnastica. Prendo l'aria, gonfio l'addome, butto l'aria, sgonfio l'addome. Respiro profondo, poi ho fatto 700 trilioni di miliardi. Il respiro toracico ora. Quindi prendo l'aria, gonfio il torace, butto l'aria, sgonfio il torace. Prendo l'aria, gonfio il torace, butto l'aria, sgonfio il torace. Tutto dal naso. Completo rilassamento. Allora, finiamo ora con il lavoro dedicato all'om. Bene, importante per la ventilazione polmonare, vi dovete trovare in una posizione comoda. Se non state comodi in questa posizione perché le anche sono rigide, allora dovete rimanere a sedere magari sulla sedia, quindi vi dovete trovare una posizione comoda. Con le gambe incrociate dovete stare comodi. Poi dobbiamo aprire bene le spalle. Velocemente vi dico, per gli allievi che non conoscono l'OM, come andremo a eseguire questo esercizio. Allora, si butta fuori l'aria. Si parte poi con una massima inspirazione, poi faremo due suoni. Il primo suono, la O vocale, lo facciamo per 5 secondi, quindi O. Il secondo suono è la M nasale, va bene? Però dobbiamo cercare di fare questo suono lento, lungo, profondo. Dobbiamo cercare di svuotare tutta l'aria che abbiamo a disposizione nei polmoni. Quando si arriva in fondo, l'esercizio non finisce, cerchiamo di stare 2 secondi in apnea espiratoria e poi ripartiamo con una massima inspirazione. Va bene? Allora, partiamo insieme.
si butta fuori l'aria, si inspira. Bene, do il tempo perché ognuno ha il proprio ritmo non respiratorio, ci sarà chi finisce prima, chi finisce dopo, quindi possiamo ripartire, inspiro. Bene, allora l'OM, oltre a essere un ottimo esercizio di ventilazione polmonare, dato che c'è questa grossissima ossigenazione, è anche un ottimo lavoro di rilassamento. Quindi vi consiglio anche questo esercizio di praticarlo, perché la capacità polmonare, anche quella, si può allenare. Bene. Vi ci siamo arrivati alla fine di questa 22esima lezione. Ringraziamo Mariolina che ci ha fatto compagnia. Oggi avevamo la compagnia anche di Maya. Maya, vieni. Bene. E vi do appuntamento a lunedì sera con la 23esima lezione. E ritorna il lavoro sulla ginnastica di mantenimento per gli adulti. Comunque la diretta sarà sempre alle 19 e vi informerò sul programma. Vi ricordo sempre che tutte queste lezioni le trovate aggiornate quasi in tempo reale sul sito, che è www.artedellaginnastica.com, e vi consiglio di iscrivervi alla pagina. È bene iscriversi alla pagina dell'Arte della Ginnastica YouTube, va bene? È importante avere tante visualizzazioni, di mettere mi piace sulla pagina L'Arte della Ginnastica. Se queste lezioni vi piacciono, le condividiamo, così molti amici hanno la possibilità di condividere la nostra e di vedere la nostra ginnastica. Quindi vi auguro una buona domenica e una buona vita. A presto, a lunedì. Grazie.